Buonasera, oggi ci trasportiamo dal mondo dell'arte al mondo del fumetto, ma ci trasportiamo in maniera, diciamo, storica. Vi faccio vedere alcune cose. Questo è uno dei fumetti dei cartonati del 65. È una collana, se li trovate, sono un po' rari ora. Io ne ho solo tre. Questo è Bibi e Bibò, Felix Mio Miao, vabbè, le traduzioni italiane era Felix the Cat, bellissime storie, ma oggi volevo parlare di Braccio di Ferro, questa collana del 65, quindi questi fumetti hanno 65, 55 anni, sono questi cartonati. Era una collana che era stata ideata da Oreste Del Borgo per la Garzanti. Naturalmente il fumetto tra i libri che si regalavano ai bambini per il Natale e i compleanni, c'erano anche questi cartonati per bambini un po' più piccolini, che magari la piccola cartolaia poteva risultare un po' troppo indigesta, che era questa qui. La piccola cartolaia già richiedeva, insomma, avere questo regalo qui, insomma, richiedeva già 11-12 anni, insomma, 10 tutti. Questi erano per i bambini più piccoli. Se si andava alla Marzocco di Firenze, per vedere come si stava, si trovavano anche questi. Naturalmente avevano ancora, vedete, il fumetto. Questo è della Garzanti, quindi fumetti a scopo, non so se educativo, ma insomma rilassante. Quindi i bambini veniva regalato questo librone e questo con prefazione di Oreste Del Buono. Ovviamente già nel 65 il Braccio di Ferro era una roba per nostalgici. Perché per nostalgici? Io ho i Magnifici Eroi, non è un rivelatore originale, in cui erano, che questo è degli anni 70 uscì. Dicevo dei fumetti, ovviamente per gli anni 70, mi sembra, del 70, quindi è uscito 5 anni dopo quello. Ma ovviamente nel cervello dei fumetti degli anni 70, ovviamente chi ci poteva essere? Tutti eroi che ormai erano già molto vecchi per gli americani. Noi con il fascismo ci avevamo perso qualcosa e quindi erano arrivati in Italia anche nel dopoguerra. Mandrake o Mandrake, come dir si voglia, Braccio di Ferro, Braccio di Ferro, che questo è Seagal, l'autore originale di Braccio di Ferro, perché Seagal muore nel 38 e morendo nel 38, ovviamente poi io ho una certa età e quindi ricordo ancora quando ero ragazzo che la televisione italiana trasmetteva i cartoni animati di Braccio di Ferro, che io da bambino guardavo sempre. Oggi se facessi vedere i cartoni animati Braccio di Ferro a mia figlia mi guarda e mi dice, prima a me è grande, ma insomma, anche quando aveva 7, si provai un po' con i Barba Papà, ma già era battaglia persa. Però noi negli anni 70 non si era un po' più di bocca buona. Braccio di Ferro che mangiava gli spinaci e eccetera eccetera, che sconfiggeva Brutus con la bellissima Olivia, Hoyle. Ci faceva ridere, forse eravamo più stupidi noi, forse eravamo un muove, non voglio fare il catone, però questi fumetti, quindi naturalmente dal 38 fino a quando è uscito Braccio di Ferro negli edili, nelle edicole c'era Braccio di Ferro, tira e molla, negli anni 70 esisteva ancora, continuava a uscire Braccio di Ferro, ovviamente non di Sica che era morto nel 38, quindi era continuato. Braccio di Ferro per un periodo della sua storia ha avuto un successo talmente strepitoso da oscurare Topolino e Mickey Mouse. Poi Seagal morì molto giovane, poi la cosa fu continuata, però diciamo che Walt Disney aveva quell'impallina imprenditoriale per cui oggi a Firenze c'è la Disney Store. Cioè la Disney è diventata più che legata ormai a Topolino, sì. Se fosse legata solo ai fumetti Topolino, la Disney avrebbe poca trippa per gatti, insomma, è ovvio che è un marchio che vende dalle principesse, le scarpine, gli anellini, i costumi, cioè è un marchio internazionale.
Ma in realtà Braccio di Ferro di Seagal ottenne un successo immenso. Seagal se lo godette poco perché morì nel 38. Seagal che si chiamava Elsie Chrisley Seagal. Qui la foto si vede male, no, si vede male, ma vedete che è vestito come Braccio di Ferro, con il cappellino e la pipetta di radica, credo, non so, sicuro. Vabbè, non lo so di che materiale è fatto. Ma Seagal era nato alla fine dell'Ottocento in... Guarda, perché non è che sono... A Chester, Illinois, il padre, credo che fosse commerciante di olio, di oliva. Questo spiega varie cose. Tutti i personaggi. In realtà il Braccio di Ferro originale non è molto uguale a quello che poi abbiamo visto noi da ragazzini. Erano tutta una serie di personaggi che poi alcuni poi sono spariti. Per esempio, Braccio di Ferro, e va bene, che si chiama Popeye. Wellington Wimpy, detto Poldo Sbaffini, tradotto in italiano, perché noi dobbiamo tradurre questo? Beh, Olive Oil, Castor Oil, che è il fratello di Olivia, non so come veniva tradotto in italiano. Betting McGnack McZanzara, che è un allenatore di pugilato, Raghaus Baffi di Foca, che era il gestore di un locale per marinai dove Braccio di Ferro e Poldo si incontravano. Ma tale storie sono molto diverse, quindi vedete, cioè in realtà per questo è un volume abbastanza raro, perché è un po' difficile oggi trovare le storie di Seagal, che smise la sua attività per motivi che vediamo, nel 38 perché morì di leucemia. Comunque lui iniziò, fece una serie di lavori, pare anche pittore, era un periodo in cui negli Stati Uniti si facevano 1.000 lavori, poi dopo la prima guerra mondiale c'è stato il periodo della depressione, quindi fece anche l'operatore cinematografico e si fece tatuare sul braccio MPO, Motion Picture Operator. Il tatuaggio, che infatti questo lo riprenderà anche in Braccio di Ferro, il tatuaggio è certamente, oggi una persona che è fine, elegante, così, si fa tatuare un tatuaggio. È in onore di Braccio di Ferro perché... È in onore di Braccio di Ferro che sta... Ieri abbiamo avuto anche Salvini a Firenze, ma lasciamo perdere. Ma lasciamo perdere la cosa. Ah, perché la fidanzata di Salvini è di Firenze, ecco, abbiamo anche questo onore. Ecco, vabbè, lasciamo perdere. Entriamo in discorso. Torniamo a Braccio di Ferro, che è meglio. Perché perché è passata l'aviazione militare, eccetera. Dicevo, oggi il tatuaggio è una cosa alla moda. C'è tutti, anche uno che è nato a Ceccano si fa il tatuaggio Marò, ma si Maori, Maori, perché tutti siamo figli dei Maori, oppure tatuaggi. E il tatuaggio, ho visto un video dove si associava il tatuaggio a certe pratiche cattoliche. In realtà, sì, a parte qualche frate ci sarà stato, ma il tatuaggio fino agli anni era considerato roba da criminali, perché in Italia, per esempio, il tatuaggio si faceva tatuare i mafiosi, i criminali che quando andavano in prigione avevano tipo tutta la carta di identità scritta qui. Ogni tatuaggio corrispondeva al loro grado di affiliazione alla mafia, alla 'ndrangheta o alla Sacra Corona Unita, quindi tutti questi tatuaggi erano letti, era un linguaggio, veramente un linguaggio visivo, per cui uno si faceva identificare subito per chi era. Non avevano uno scopo solo di bellezza, ecco. E negli Stati Uniti, anche certo, negli Stati Uniti il tatuaggio non aveva, però era ovviamente Braccio di Ferro che è tatuato, è perché appartiene alle classi molto basse. Quindi anche Seagal che si fa tatuare questa cosa, è ovvio che si autoidentifica una classe popolare. Quindi da Motion, sì, buonasera, Motion Picture Operator, gli prende la fissa, insomma la passione per Charlie Chaplin. Decide di creare delle piccole storiellette con Charlie Chaplin. Ora vedete i disegni ovviamente degli anni 30 e sono così. Questi sono fumetti degli anni 30. Perché, sì, se so di Seagal sono per forza gli anni 30 perché lui è morto nel 38.
Non potete trovare disegni di Seagal degli anni 60. Ecco, questi, vedete, è ovvio che lo stile di Seagal è molto anni 30, però oggi ovviamente nessun editore pubblicherebbe una cosa così, però voglio dire, lui se la cavicchiava, insomma. Il fumetto si era specializzato in fumetto comico, di strisce comiche, non lunghissime, una pagina, che venivano prodotte per i giornali, quindi inizia a lavorare con Charlie Chaplin. All'inizio non ottiene un grande successo e viene dato due di picche da St. Louis Dispatch Life. Si trasferisce a Chicago dove incontra Richard Occult, Occult, che era il creatore, pronuncia che fa schifo, di Yellow Kid, che gli fa pubblicare queste strisce di Charlie Chaplin. In realtà fino a non tantissimi anni fa c'erano i fumetti di Charlot, io me li ricordo i fumetti di Charlot, ma oggi ovviamente nessuno credo li pubblichi più, solo roba di antiquariato. Ovviamente queste qui e questi qui sono queste cose che vi faccio vedere io. Ormai questa collana qui era di Oreste del Buono del 65, cartonata, era della Garzanti, ma questa, anche questo non dico di antiquariato, ma insomma sono difficilmente, cioè si trovano in vecchie librerie, si ritrovano, ecco, non è difficilissimo, anche su eBay immagino. Non so quanti appassionati di Braccio di Ferro esistano, però penso siano, cioè, però non è che vado in libreria e mi compro i fumetti di Braccio di Ferro, non li trovate, tanto meno quelli di Siga. I vecchi fumetti di Braccio di Ferro che sono andati avanti fino agli anni 70, in realtà non erano più di Siga, c'era. Da bambino, appunto, io da bambino guardavo i cartoni animati Braccio di Ferro e per noi era una passione Braccio di Ferro, era veramente, lo so, lo confesso, ci piaceva. Ma ovviamente il pezzo d'Arabia ha smesso di trasmettere i cartoni animati Braccio di Ferro, che comunque non era uguale a quello di Seagal da molto tempo, e insomma, quindi trovare i fumetti, le storie originali di Seagal degli anni 30 non è così facile, insomma, è facile. Dovete un po', o vi trovate appunto l'antologia che fece nel 65, Oreste del Buono, per questa collana in cui fece varie cose, pubblicò varie cose, tutti i fumetti degli anni 30, Bibi e Bibò, e qui è tradotto Felix Mio Miao, vabbè, la traduzione era Felix the Cat, bellissimi fumetti, che già negli anni 60 erano fumetti meno nostalgici, perché nel 65 Siga era già morto, considerate che era già morto da, non dico da 30 anni, ma poco ci mancava. Nonostante che Braccio di Ferro appunto continuasse le sue uscite. Seagal appunto si trasferisce a Chicago, comincia a pubblicare queste storie di Charlie Chaplin, ma se si fosse limitato a questo non avrebbe avuto un grande successo. Facciamo abbastanza breve. Vabbè, venne notato William Randolph Hearst, l'uomo che nel 1916 aveva fondato il famoso King Fleet of Sea, e assunse Seagal, lo trasferì, andò a New York, dove nel 19 all'inizio Seagal creò il Timber Theatre, che era una storia in cui in realtà Braccio di Ferro appare per ultimo. All'inizio del Timber Theatre i personaggi che vengono creati sono Olivia Oliver Oil, il fratello Castor Hoyle, quindi questa famiglia sgangherata molto surrealista è l'incipit di Braccio di Ferro. Da qui aveva anche fatto un misterioso fumetto 505 che nessuno sa che cosa sia perché è sparito, non si danno tracce. Che poi Olivia ovviamente diventerà la fidanzata. La storia esistette per molti anni, ma il 17 gennaio, passati ormai 10 anni, quindi dal 19 al 29, Seagal vi introduce finalmente Braccio di Ferro, Popeye, che ovviamente era ordinato Braccio di Ferro, quindi nasce, possiamo dire che Braccio di Ferro nasce il 17 gennaio 1929, quindi nel 2029 Braccio di Ferro compirà esattamente 100 anni, ma le storie di Seagal sono completamente diverse, molto più crude, molto più, il fumetto è anche un po' una storia dell'arte o della,
Per questo ieri quando parlavo di Uffizi un po' mi... perché in realtà è già difficile decodificare ormai questi fumetti degli anni 30, perché fanno riferimento a un mondo che è un po' difficile ormai da capire. Qui siamo nel periodo della Grande Depressione, insomma, è l'America degli anni 30 che viene rappresentata. Quindi il fumetto in questa fase ha anche un qualcosa di storico che ti può aiutare a capire la storia di quel periodo. Comunque è nato questo fumetto. Ebbe un successo strepitoso, ovviamente tra i venditori di spinaci. Furono fatte già l'alleanza cinema-fumetto, perché il fumetto e il cinema sono il fumetto di più americano, che poi in Italia, prima di avere dei grandi autori di fumetti italiani, sì, negli anni 30, il signor Bonaventura, ma insomma, il fumetto in Italia era considerato una cosa proprio per bambini. Anche se poi non è così. Allora, vabbè, fece un cortometraggio con Betty Boop che era un personaggio dei cortometraggi famosissimo, la Sexy Baby Boop, la Sexy per gli anni 30, ovviamente. Oh, Siga continua a disegnare il fumetto e il suo film d'esordio fu Popeye the Sailor nel 1933. E dal 1933 in poi Braccio di Ferro lasciamo perdere. Nel 1938 morirà Sailor Moon, morirà Seagal e gli faranno anche una statua, insomma, morirà giovanissimo, quindi si lo gode poco Braccio di Ferro. Ma se veniamo appunto al fumetto in se stesso, che io ovviamente ho in questa edizione qui, veniamo che Braccio di Ferro, qui è tradotto ovviamente, viene tradotto, parla un linguaggio sgangherato, mi sento solo, non ho amici né niente, ma tu come con amici, amici, perché ovviamente Braccio di Ferro originale era un, diciamo, un personaggio un po' all'estremo della società, quindi quasi emarginato, che con la sua forza gigantesca ovviamente difende i buoni dai cattivi, anche con sistemi molto... Questa storia qui, per esempio, Braccio di Ferro, ci sono dei bambini, siamo nella depressione, questo bambino ha fame e Braccio di Ferro, salsicce, salsicce sarebbero hot dog, ovviamente la traduzione è quel che è. Non vuole fare ovviamente credito al bambino e Braccio di Ferro sfonda e sfascia tutto il baracchino. E insomma, la morale è molto. Non credo che questa morale piaceva molto agli anni 30. I nostri fumetti erano molto più moralisti, ma Seagal, che ha vissuto in un ambiente molto duro, questi fumetti vanno portati nel periodo della Grande Depressione. Poldo, che in realtà i personaggi appunto sono un po' diversi, quelli originali, appunto abbiamo, che abbiamo una carrellata, Popeye, Braccio di Ferro, Wellington Wimpy, che è Poldo, che è molto più cattivo, Castor Oil, anche questo piccolo e cattivissimo fratello di Olivia, la facente Olivia Oil, Batik McGnacht, vedete è molto più americano, che è un allenatore, Rughouse, che è Baffi di Foca, è il locale equivoco dove Poldo cerca di sbaffare i suoi panini. Vedete anche Braccio di Ferro che picchia tranquillamente Olivia, gli dà degli sganassoni tremendi, insomma, vedete, è un fumetto anni 30, ci porta in quell'atmosfera anni 30, pugilato, dove oltretutto Seagal era abbastanza deboluccio, quindi è ovvio che questo stralunato marinaio dal cuore d'oro, che comunque era una forza gigantesca, che comunque era, insomma, lui ci si identificava molto con questo personaggio. Ma le storie appunto sono molto anni 30, quindi ci portano in un mondo che... Lasciate perdere i disegni di Seagal, che sono quel che sono, ovviamente sono degli anni 30, quindi è ovvio che Seagal, però le storie sono assolutamente divertenti. Quindi
sul braccio di ferro che cammina sulle teste, che fa il pugile, cammina sulle teste del pubblico. Eppoldo sarebbe all'inizio l'arbitro degli incontri di pugilato e braccio di ferro. È un personaggio molto più duro, molto più non cattivo, però usa molto la forza e non, ed è assolutamente fuori legge. Qui cerco di arrestare questa scena bellissima. Braccio di ferro, Poldo ha tradito, ha fatto la spia, ha detto che Braccio di ferro è un criminale, perché Poldo è molto più cattivo in queste cose. Viene ad arrestare un poliziotto, il poliziotto non riesce ad arrestarlo, manda un poliziotto più grosso, poi sempre più grosso, e poi Braccio di ferro ovviamente usa la forza e insomma, picchia tutta la randa, insomma. Poldo è uno scroccone piuttosto disposto a tutto per un panino, quindi è disposto a tradire i suoi migliori amici, a passare sopra qualsiasi regola morale per un panino. I baffi di Tricheco, cioè tutti questi sei personaggi, vabbè, poi c'è anche l'ironia della fidanzata, ovviamente, di Braccio di Ferro. Bene, certamente questi fumetti ci fanno ritornare agli anni 30. Vi consiglio di, vabbè, recuperare, io penso questi su eBay qualcosa si trova, insomma. Io questo l'ho trovato in una vecchia libreria ammassata in uno scaffale, comunque l'ha fatto pagare 8 euro, però è introvabile, insomma, gli anni 65. Qui è stato. Il bambino, non so se ci ha dato un morso il bambino precedente, però sono veramente dei pezzi di storia, cioè sono quel Poldo che si vuole sposare perché la moglie è una ricca ereditiera, e quindi siccome il padre fa l'allevatore in Texas, Poldo ha calcolato quanti hamburger ci verrebbero con le mucche del padre e della moglie. Anche qui per esempio è una scena molto da depressione, vedete qui c'è un ricco signore che fuma, Poldo è con la fidanzata, butta il cappello e raccoglie la circa. Questa è una scena che Cigar ha ripreso pari pari da Charlie Chaplin. Ovviamente poi arriva un signore che in base all'odore del sigaro classifica economicamente i suoi interlocutori e scambiano Poldo per un miliardario, ma Poldo non aveva comprato il sigaro, aveva semplicemente preso la cicca che aveva buttato un miliardario. Poi da qui, vabbè, Poldo si spaccerà per miliardario per tentare di sposare una ricca ereditiera e sistemarsi come mangiatore di panini a sbaffo. Anche questa cosa della fame, della miseria, insomma, sono fumetti che il fumetto è anche un voglio dire, capite? Cioè, voglio dire. Già capire questo oggi che Sigar è morto nel 38, siamo nel 2020, è già difficile capire Braccio di Ferro di Sigar. Per questo ieri mi sono un po', perché non è che si arriva, anche per capire questo fumetto, bisogna entrarci un po' nel mondo storico di Sigar o Sigar o Sigar. Perché ovviamente se uno legge questo fumetto così ora, senza alcuna preparazione, dice ma che roba è sta roba? Questa è una cosa per bambini stupidi. No, in realtà il fumetto era. Negli anni 30, soprattutto nel periodo anche della Grande Depressione, era certamente un momento di svago per gente che aveva un sacco di problemi economici. Quindi questa paginata di Braccio di Ferro, serviva esattamente come per noi internet o quello che volete voi o la televisione, serviva a passare 5 minuti fuori dai problemi della vita che nell'America negli anni 30 vi assicuro che erano tanti e infiniti. Quindi era un fumetto anche per adulti, no? Non solo per bambini. Gli adulti leggevano, si facevano delle matte risate alle avventure di Popeye, la sua segaligna Oil. Tra l'altro qui il rapporto tra Braccio di Ferro, Popeye e la maschera di Charlie Chaplin è abbastanza chiaro. È ovvio che lui era un appassionato di Charlie Chaplin, quindi il fatto che Popeye sia sempre amico dei bambini. Qui per esempio la scena dei bambini, a un certo punto Popeye ovviamente richiama il monello, a un certo punto è una scena molto toccante,
Braccio di Ferro trova un padre che picchia un bambino, all'epoca i bambini picchiati, allora dà un cazzottone a questo padre violento, poi si rende conto che il bambino non rispetta più il padre, perché allora si fa picchiare, fa finta di andare giù dal padre e il bambino gli dice sei forte papà. Ovviamente queste storie in cui per strada bisognava manifestare la propria forza fisica, tipo quei bravi ragazzi, film C'era una volta in America, però rimanda a quelle ambientazioni C'era una volta in America di Sergio Leone. È ovvio che queste morali qui oggi non sono più adatte, ma fanno caldo terrificante, rimanda all'America degli anni 30, dei gangster, quindi è ovvio che anche la persona più pacifica, diciamo, quando usciva in una strada di Chicago, doveva saper menare i pugni e Seagal non era particolarmente robusto, quindi il suo ideale, insomma, era questo Charlie Chaplin, aveva creato un Charlie Chaplin però più manesco, mentre Charlie Chaplin scappava, nel senso, non e per esempio anche alcune scene di Charlie Chaplin, Braccio di Ferro, nel ring erano delle scene classiche del cinema comico di quegli anni. Va bene, non vuoi andare oltre, vi consiglio Braccio di Ferro di Seagal, le storie originali, se le trovate. Ovviamente nel mondo in edicola ristampano tutto, però il Braccio di Ferro la vedo un po' difficile venga ristampato, perché qui siamo i nostalgici di Seagal, credo che siamo. No, io sono un nostalgico di Braccio di Ferro, ma non ho certo l'età per aver letto le storie originali di Seagal negli anni 30, anche se poi tutte queste storie arrivano in Italia nel dopoguerra, perché il fascismo ha fatto l'embargo anche sui fumetti. L'autarchia, c'era anche l'autarchia fumettistica, ecco. L'autarchia fumettistica per cui alcuni. Vabbè, crollato il mondo dei fumetti, niente, niente di grave. L'autarchia fumettistica aveva. Alcuni eroi vennero italianizzati come Cino e Franco, che in realtà si chiamavano. Altri eroi poi scomparvero definitivamente, fino alla seconda guerra mondiale, per cui dovette i nostri nonni aspettare, Tim Tyler e Spud Slavin, che poi in Italia diventano Cino e Franco perché il fascismo non poteva accettare gli inglesi americani. Va bene, con questa mia disquisizione su Braccio di Ferro vi lascio perché il video sta diventando troppo.